Bene, allora credo che possiamo iniziare. Il Presidente ovviamente è stato assalito dalla stampa e volevo porgere i saluti ovviamente alle autorità presenti, alle autorità militari, ai colleghi, ma soprattutto voglio porgere il saluto a nome mio personale e dell'intera comunità dell'Orientale che è qui in questa sala, al Presidente Prodi, ringraziandolo per aver accolto il nostro invito. Nel dover preparare la presentazione mi sono trovata in difficoltà. Da dove si comincia? Perché un'impresa ardua è assumere in pochi minuti, perché poi voglio lasciare spazio al premiato, il profilo e i meriti di un personaggio della statura del Presidente Prodi, che peraltro devo dire non ha neanche bisogno di presentazioni. Mi consenta tuttavia, Presidente, di ricordare alcuni tratti della sua vita accademica e politica che sono particolarmente vicini agli ambiti di ricerca del nostro Ateneo, l'Orientale, che oggi è l'onore di ospitarla. Romano Prodi, accademico e studioso, è stato ordinario di economia e politica industriale, ha dato contributi importanti su temi quali la politica antitrust, le politiche di privatizzazione, il ruolo della formazione per lo sviluppo economico, la politica dell'Unione Europea. Sviluppo economico, formazione, Europa sono temi molto sentiti nel nostro Ateneo, che ospita tra l'altro anche un centro di studi sull'Europa contemporanea, a dimostrare la centralità che per noi ha lo studio anche della realtà europea contemporanea. Romano Prodi politico in Italia, nell'Unione Europea, in ambito internazionale. Qui mi piace ricordare uno dei tanti incarichi, la sua presidenza 2008-2014 del gruppo di lavoro ONU Unione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa, paese sul quale l'Orientale investe molto in termini di formazione e di ricerca. Nella Cina ci dirà tra breve la direttrice dell'Istituto Confucio, Paola Paderni. Una quarantina sono per ora i riconoscimenti accademici honoris causa conferiti da università nordamericane e asiatiche, oltre che ovviamente italiane ed europee. Ma mi piace ricordare in particolare quelle conferite dalle università cinesi, visto che parliamo del premio Matteo Ripa. Smesse le sue funzioni pubbliche, Romano Prodi ha infatti continuato e continua a frequentare la Cina come professore emerito presso importanti università cinesi, Tongji a Shanghai, Nankai a Tianjin, e oltre a essere stato professore è ora membro del board della China Europe International Business School di Shanghai, istituzione accademica sino-europea che testimonia concretamente il lavoro di integrazione e collaborazione di cui Prodi è stato uno degli artefici e protagonisti. Qualche settimana fa abbiamo presentato in questo Ateneo il volume di Francesco Grillo, Lezioni cinesi, come l'Europa può uscire dalla crisi. Beh, nel capitolo su Europa e Cina, Grillo scrive, cito, Prodi è probabilmente più cinese dei protagonisti della politica italiana ed europea nell'ultimo quarto di secolo. Faccio mia questa definizione e per questo rinnovo al Presidente Prodi il benvenuto all'Orientale, Ateneo che dal 1732 è impegnato nel favorire il dialogo tra l'Italia e l'Estremo Oriente. Grazie per essere qui. Uomo politico, il professor Romano Prodi ha sempre promosso il processo di integrazione culturale ed economica tra i popoli. Questo processo di integrazione, pur prendendo le mosse dal continente europeo, ha presto coinvolto la Repubblica Popolare Cinese. I rapporti di collaborazione con la Repubblica Popolare Cinese del professor Prodi risalgono agli anni Ottanta, quando come presidente dell'IRI, dall'82 all'89, cominciò appunto a frequentare il paese. La Cina allora si apriva al mondo con grande fatica ma molta determinazione, cercava la strada per superare le difficoltà economiche e trovare anche una sua collocazione nuovamente sullo scenario internazionale.
E fin da allora, con grande perspicacia, il professor Prodi seppe cogliere l'importanza per l'Italia e in seguito per l'Europa di stringere forti legami economici e culturali con questo paese. In una recente intervista ad un quotidiano di Hong Kong, il professor Prodi ha ricordato quanto questa esperienza diretta di quegli anni sia stata determinante anche per rendersi conto dell'importanza e dell'enorme potenzialità del paese. Allora si trattava di un porto, di un progetto che riguardava il porto di Tianjin, e Tianjin tra l'altro è l'unica città asiatica che contiene alcuni resti della presenza italiana, diciamo, di epoca coloniale. E tra l'altro questo quartiere italiano è stato restaurato anche grazie all'expertise di imprese napoletane. Negli anni a seguire, grazie agli sforzi compiuti dal professor Prodi nella sua veste di Presidente della Commissione Europea dal 99 al 2005, nel processo di integrazione monetaria e politica, l'Europa è riuscita a porsi come partner internazionale di notevole prestigio e credibilità nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. Ed ancora come Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana dal 2006 poi dal 2008, il professor Prodi scelse di compiere il suo primo viaggio ufficiale in Cina nel 2006, ancora una volta per segnalare quanto la Cina fosse divenuta strategica negli obiettivi che l'Italia doveva darsi per mantenere e avanzare nel percorso di sviluppo e crescita economico e politico. Uno sguardo, un atteggiamento nei confronti della Cina che sono sempre stati contrassegnati da profonda consapevolezza, franchezza e certamente anche non privi di giudizi critici. Ciò ha reso il professor Prodi persona estremamente gradita ai cinesi e, come già ricordato dalla lettrice, il professor Prodi continua a frequentare la Cina come professore emerito presso importanti istituzioni accademiche. Intervistato spesso dalla stampa cinese, ha sempre offerto punti di vista obiettivi e sui rapporti della Cina con il resto del mondo e sulla Cina, ritenendo il paese un fondamentale attore la cui crescita irreversibile impone a tutti un serio impegno, perché solo impegnandosi con essa si potrà collaborare per superare difficoltà e costruire un futuro migliore per tutti. Tutto questo ha fatto sì che nella migliore tradizione cinese il professore si è considerato dalle più alte cariche politiche e ma anche dalla gente comune che segue con attenzione quanto succede nel mondo più di quanto spesso sappiamo fare noi, lo considera un vero amico venuto da lontano, sulla scia di tanti altri italiani che hanno saputo conquistare il cuore dei cinesi, Marco Polo, Matteo Ripa e il nostro appunto Matteo Ripa. Voglio aggiungere anche un ricordo personale, perché ho avuto il privilegio e anche l'onore di essere presente, anche se dietro le quinte, nel backstage, diciamo così, in qualità di addetto stampa presso l'ambasciata d'Italia a Pechino, alle due visite ufficiali compiute dal professor Prodi nel 2003 come Presidente della Commissione Europea sotto la presidenza italiana e nel 2006 come Primo Ministro. E questa esperienza, che come ho detto così dietro le quinte, ma ricca, molto ricca ovviamente, mi ha consentito di cogliere profondamente questa relazione così proficua che il professore ha saputo stabilire con la Repubblica Popolare Cinese. E per questo motivo, nella mia veste di direttrice di Confucio, ho creduto non soltanto opportuno, ma anche doveroso proporre il professor Prodi per il premio internazionale Matteo Ripa. Bene, io ricordo che i destinatari del premio Matteo Ripa, istituito nel 2014 dall'allora rettore Guida Milanoni, che è anche qui presente in sala, sono persone di cultura ed alto ingegno, il cui operato nel mondo della cultura umanistica, degli arti, della politica e del giornalismo abbia contribuito a rafforzare i legami con la cultura cinese,
nel solco degli antichi rapporti stabiliti con la Cina da Matteo Ripa e dagli alunni cinesi che già allora si formarono nel collegio napoletano, nonché nella prospettiva di una crescente reciprocità di rapporti tra le culture dell'Europa e della Cina. I professori Luigi Macilli Migliorini, Gabriele Frasca e Giovanni Vitiello, membri del comitato scientifico del premio internazionale Matteo Ripa da me presieduto, hanno accolto all'unanimità la proposta di Paola Padelli, direttrice dell'Istituto Confucio dell'Orientale, di attribuire il premio al professor Romano Prodi per i suoi fondamentali contributi accademici ed istituzionali al consolidamento dei legami culturali ed economici con la Repubblica Popolare Cinese. Pertanto la terza edizione del premio internazionale Matteo Ripa viene assegnato con una seguente motivazione. Nella sua veste di Presidente della Commissione Europea, il professore Prodi ha dedicato notevoli energie intellettuali e personali alla promozione del processo di integrazione monetaria e giuridica tra i paesi dell'Unione Europea. Grazie al suo impegno, l'Europa è riuscita a porsi come partner internazionale di notevole prestigio e credibilità nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. La solidità delle relazioni fra l'Unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese ha giocato e continua a giocare un ruolo fondamentale nella promozione della crescita economica, della pace e della stabilità mondiale. E quindi è con grande piacere che le conferisco la tavola per il premio. Sono davvero grato per questo riconoscimento, secondo me meritato, visto che me l'avete dato, lo gradisco. E posso parlare così, sono veramente grato di questo, perché mi trovo in un posto abbastanza unico, cioè prima scherzosamente diceva: voi non avete ascoltato il fatto di essere stato il primo porto di cultura cinese in Europa, la prima scuola per giovani cinesi. Questo è qualcosa che per il futuro di Napoli può essere una cosa importantissima, proprio perché la Cina non è solo alla ricerca di sviluppo, di crescita, beh, è alla ricerca di una sua storia di legami, di riconoscimenti. E io ho trovato, che ho confessato che non lo sapevo neanche io che vi fosse questo legame così stretto della storia, e quindi sono doppiamente contento di questo riconoscimento. Dottoressa Padelli prima ha ricordato che un rapporto con la Cina da molto tempo, ma non conosco la Cina, perché la Cina ogni volta che si va si capisce che c'è un aspetto difficilissimo da conoscere. E parto con due episodi personali, ma così tanto per alleggerire l'inizio del discorso, che poi si farà più serio. Primo, come mi sono affezionato alla Cina? Molto semplice, ero presente lì nel 1981, prima che io fossi, l'Unione Sovietica incaricò di fare uno stabilimento a quella che oggi si chiama Stalingrado, no, Volgograd, uno stabilimento di tubi senza saldatura per perforazioni petrolifere, una roba tecnicamente abbastanza complessa. Dopo 2 anni e mezzo io ero presidente dell'IRI, il governo cinese ci chiede uno stabilimento gemello a Tianjin. Ebbene, abbiamo finito lo stabilimento cinese e con i ragazzi cinesi siamo andati a finire lo stabilimento sovietico. Ecco, questo è. Allora ho capito che c'era una tale capacità, una tale velocità di assorbimento di tecnologie, un tale senso del lavoro collettivo che mi impressionò. Ecco. Altro episodio più leggero che riguarda Napoli. Firmavamo sempre con le 2 centrali elettriche con l'Ansaldo,
il presidente della società cinese, dice fermiamo, dice sa, avrei una cosa molto delicata da dire, in quei casi lì mi viene, possiamo andare in un'altra stanza, andiamo in una stanza, mi dice vengo a nome del presidente del Xiaoping, il presidente del Xiaoping ha un desiderio, vuole vedere giocare Maradona. Questo io dico ma andrò a Napoli, dottore, e contattai la loro allenatore Ottavio Bianchi e si combina una tournée, dice se verrà il presidente Gaura, mi carica di dirle che se verrà Maradona lui sarà allo stadio e ci saranno 600 milioni di telespettatori. Allora parlo con Ottavio Bianchi, si combina tutto e quindi diventa una cosa a cui tenevo moltissimo. E dopo qualche giorno Bianchi mi telefona e dice Maradona vuole 300 milioni di lire perché non è nel suo contratto. Quindi ci vuole 1 miliardo perché tutti gli altri. Un povero presidente di un'impresa pubblica, come fa a dare 1 miliardo a un giocatore di football? E l'abbiamo cancellato. Ecco, questo è un episodio sconosciuto, ma che riguarda appunto la città di Napoli. E da allora, nonostante voi amiate Maradona, non vi è simpatico. Lo dico sinceramente perché non ha capito che cosa significava anche per lui, anche per lui, che cosa significava questo incredibile fatto, E voi i cinesi hanno un complesso di inferiorità sull'unico punto, che perdono a giocare a football. Ma una roba. Visita quel grande del presidente Xi, no? L'uomo primo, secondo, più potente del mondo, si sfida in mezzo alla Repubblica Italiana, stringe la mano a uno solo, Lippi, allenatore di calcio. Questo mi dice. Vi dice che cosa? Bene, adesso abbiamo fatto una premessa poco seria, vediamo di toccare. Ma è interessante perché vi dice come sono particolari oggi i rapporti fra i popoli, no? Per questo infatti vi chiamo prima molto serio a utilizzare questo grande pezzo di storia di Napoli per legami anche economici, anche di interesse, anche turistici, no? Perché è un legame unico, è assolutamente un legame unico. Ecco, allora, voglio, adesso ho un breve periodo di tempo, vorrei fare un discorso molto breve sul quadro politico generale in cui si inserisce la Cina nel futuro, tutto il passato lo lasciamo stare, e poi un quadro sull'economia, perché certamente la Cina è stata protagonista di un grande passaggio già avvenuto nella storia dell'umanità, cioè il passaggio dal monopolarismo, cioè dominio di un solo paese, Stati Uniti d'America, a multipolarismo che si va costruendo oggi con problemi, con difficoltà, ma anche con occasioni. Monopolarismo, quando è caduto il muro di Berlino, cioè esattamente 30 anni fa dopo la caduta, è cominciato l'analisi dei politologi che hanno detto fine della storia, il famoso libro, il famoso articolo su Foreign Affairs, fine della storia, perché nel secolo XXI sarà tutto dominato da un solo paese, gli Stati Uniti d'America, e quindi per ora la storia si ferma. Da allora è cominciato invece il movimento e un passaggio verso una struttura mondiale diversa. La grande protagonista di questo è stata indubbiamente la Cina, con la sua crescita imprevista allora, nonostante fosse già in corso dal 78, che è l'anno simbolo dell'inizio della crescita economica cinese, e nonostante fosse già iniziato nessuno prevedeva questo sviluppo, perché nella storia mondiale non si è mai verificato
una crescita continua, ininterrotta, senza nessun intervallo, per un periodo che è oltre 40 anni, come è successo per la Cina. E quindi questo ha inciso anche sui rapporti mondiali. Secondo osservazione, sono stati poi alcuni errori, diciamo così, strategici degli Stati Uniti, in prima guerra in Iraq, le tensioni da tutte le parti del mondo, quindi quello che si chiama overstretching, cioè uno sforzo eccessivo di un solo paese nell'ambito dello schieramento mondiale. Ne è conseguito un cambiamento anche della politica americana, che soprattutto dopo la guerra in Iraq non ha più preteso di esercitare il ruolo unico di poliziotto del mondo, ma ha dovuto lasciare spazio ad altre potenze emergenti, tra cui principalmente la Cina. E oggi molti parlano della inevitabilità di una guerra fra Cina e Stati Uniti, con l'esempio famoso del Peloponneso, in cui c'è una potenza stabilizzata, che è la Sparta, una potenza ascendente, che è stabilizzata Sparta, Stati Uniti, una potenza ascendente, Atene e la Cina, la guerra è inevitabile. Gli storici che hanno analizzato questo hanno detto: ma abbiamo 16 casi in cui è avvenuto, 12 abbiamo avuto la guerra, 4 no. Quindi è anche possibile. Io ritengo invece che andiamo verso questo secondo aspetto, proprio perché nel frattempo il mondo è cambiato radicalmente e sono sorte insieme alla Cina altre potenze regionali che hanno reso più complicato il quadro. Pensate alla Russia, al ruolo della Russia, che è un ruolo importantissimo, che controlla tutto il Medio Oriente, cioè controlla, che è potenza dominante nel Medio Oriente, il ruolo della Turchia che si affianca adesso, e quindi un mondo, e poi l'Unione Europea, di cui faremo accenno dopo, un mondo quindi che si sta articolando e non è più il mondo piramidale che noi pensavamo, che gli storici pensavano sarebbe capitato dopo la guerra del muro di Berlino, e questo cambiamento è dovuto in grossa parte all'ascesa della Cina. Perché in grande parte? Perché è vero che la Russia è grande potenza, è vero che la differenza è enorme, cioè io vedo solo un dato, perché non è che dobbiamo fare una conversazione e ti svegli la testa, non un'analisi. Cioè, vi riassumo dicendo che la Cina cresce di una Russia all'anno. Basta, questo è il dato. D'altra parte 1.400.000.000 di persone, 140.000 dall'altro, la crescita più del doppio, quindi fate i vostri conti. E allora qui c'è un fenomeno che ha una caratteristica diversa dagli altri aspetti. Più c'è l'aspetto demografico, che finora ha giocato in modo molto favorevole all'ascesa della Cina, che però sarà il grande problema del futuro. Sarà il grande problema del futuro. L'aspetto demografico, per cui oggi vi sono 23 cinesi ogni italiano. Quindi per dire, quando i nostri nazionalismi dicono ma dobbiamo fermarci, essere isolati, voglio dire, già in tutta l'Unione Europea facciamo mezzo miliardo, non arriviamo a mezzo miliardo, Gran Bretagna inclusa, allora voi capite che il singolo paese si trova in una situazione assolutamente impossibile in questo mondo che si va articolando in questo modo. Naturalmente, come vi dico, tutte queste formazioni di potenze regionali non mette però in dubbio il fatto che dal punto di vista militare la potenza numero uno resta negli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti fanno tra il 40 e il 45% di tutte le spese militari del mondo. Questo mi dà, oltre che una tecnologia elevata, mi dà l'idea della
politica cinese sotto l'aspetto sia militare, cioè politico e militare, è regionale. Cioè la Cina ha una politica che è totalmente asiatica, no? Infatti il processo di armamento, la costruzione di nuovi aeroporti, è tutta intorno all'area intorno alla Cina stessa, mentre gli Stati Uniti hanno alcune centinaia di basi militari all'estero, una di cui alcune decine molto grandi, la Cina ne ha una sola a Gibuti per proteggere il traffico petrolifero. Quindi fino ad ora la politica cinese è politica regionale, come è regionale quella russa, come è regionale quella turca. E questo qua, perché dico, diventa secondo me molto più difficile di quello che non si legge nelle cronache giornalistiche, uno scontro militare Stati Uniti-Cina, perché questa articolazione produce tutta una diversità di interessi e avremo invece quello che il Papa definiva, qualcuno dice un messaggio di tipo religioso, invece è un'analisi politica, le cosiddette guerre mondiali a pezzi, cioè tante piccole, purtroppo con tanti morti, ma tante, diciamo, guerre minori quando le zone di influenza si toccano fra di loro. Tipico è degli Oriente, che è un incrocio, un intreccio fra zone di influenza. Infatti, voi leggete in questi giorni l'analisi di un accordo russo-turco per il Medio Oriente, c'è questo accordo, ci sarà per un po', ma nel medio periodo aspettate lo scontro fra i due, proprio perché l'interesse è identico, cioè mettere aumentare la propria influenza nel Mediterraneo, che resta un mare di grandissimo interesse. Ecco, di questi conflitti ne avremo parecchi, no? Quello dell'India, recentemente nei confini indiani, ne elenchiamo tanti, ecco, ne elencheremo tanti, che sono conflitti, teniamoci, brutti, pericolosi, le cosiddette guerre minori che hanno insanguinato l'Africa negli ultimi periodi, ma non credo che andremo nella direzione di un conflitto maggiore Stati Uniti-Cina. Questo è il quadro politico che noi ci aspettiamo. Naturalmente oggi, accanto a questo, come sempre, c'è un quadro economico che ha un'importanza enorme, e questo quadro ha visto la Cina come un nuovo grande protagonista. E in termini di prodotto nazionale, negli ultimi 15 anni, quindi un periodo molto breve, la Cina ha superato prima l'Italia, poi la Francia, poi la Gran Bretagna, poi la Germania, poi il Giappone, e adesso si colloca al 75% in termini nominali del reddito americano. Naturalmente questo non vuol dire che il reddito pro capite sia uguale, perché gli americani sono 4,5 volte meno dei cinesi, quindi vuol dire che il reddito pro capite è ancora di 5 volte inferiore a quello americano, ma il tipo di crescita è stato impressionante, con 700 milioni di persone passate dalla povertà a un livello di vita da XXI secolo e con un inurbamento che ha raggiunto oggi il 55% della popolazione cinese, quindi una trasformazione impressionante, ecco, negli ultimi tempi. E questo cambiamento sta trasformando il mondo, perché parallela a questo è nata una potenza industriale che è diventata il grande esportatore, il singolo esportatore mondiale. No, non è vero, perché il più grande in teoria è ancora l'Europa è ancora il numero uno.
rivoluzione industriale, uno nell'export, ma la Cina sta ormai arrivando e io definisco l'Europa come un solo paese, ma è più complicata la descrizione come singolo paese. Quindi la Cina è diventata una grandissima potenza economica con delle caratteristiche molto, anche qui, di cambiamento enorme. Quando per la prima volta mi interessai dell'aspetto economico della Cina, il mio primo articolo si chiamava era intitolato 1 a 40, perché il costo del lavoro in Italia era 40 volte il costo del lavoro orario in Cina. Oggi lo stesso articolo sarebbe 1, 2 e mezzo, 1 e 3, ancora una notevole differenza, ma un cambiamento assolutamente impressionante. E la struttura produttiva cinese è cambiata allo stesso modo, cioè abbiamo produzioni assolutamente di avanguardia, abbiamo insieme alcuni aspetti arretrati, abbiamo un sistema di comunicazione per cui il 60% delle alta velocità del mondo sono in Cina, e potrei continuare elencando queste cose qui. Il nuovo aeroporto di Pechino è qualcosa di incredibile, e rimane aperto anche l'altro che già era incredibile, insomma. Quindi è un sistema, la città che si va formando fra Tianjin, Pechino e le altre circostanze, sarà una delle concentrazioni economiche più importanti del mondo. La prima nominava Tianjin, quando diceva dove c'era l'unico quartiere italiano di tutta la Cina, Tianjin, città che è sconosciuta dall'italiano medio, ha 10 milioni di abitanti, e oltre 100 città hanno più di 2 milioni di abitanti, cioè più di 2 milioni di abitanti, cioè siamo a questo livello di dimensione. Però, come vi dicevo, il problema demografico nel futuro sarà un problema cinese, perché con la politica del figlio unico, che solo 3 anni fa è stata cambiata, e la struttura demografica cinese si assomiglia molto a quella italiana, cioè c'è un fortissimo livello di invecchiamento e quindi problemi di rapporto fra coloro che sono anziani in pensione e coloro che sono in età da lavoro, come nel nostro paese, si sta fortemente deteriorando in Cina. Per cui, dal punto di vista demografico, a metà del secolo, non nel 2060, ma non manca per moltissimo, avremo una Cina che sarà sempre, come oggi, intorno a 1.400 milioni, un po' meno, e un'India che sarà 1.700 milioni di abitanti. Una situazione completamente diversa dalla Cina, molto più disomogenea, con più lingue, con più problemi, però dal punto di vista demografico questo cambiamento è estremamente emozionante, quasi, perché crea, cioè questi due paesi hanno il 40% della popolazione mondiale fra di loro. E la Cina, nella sua caratteristica politica, vi ho detto, è del tutto regionale, nella sua caratteristica economica è invece forzatamente spinta verso i mercati internazionali, per un motivo di una semplicità estrema. La Cina ha il 6-7% delle terre coltivate del mondo e il 20% della popolazione del mondo. È grande potenza industriale, quindi ha bisogno di importare tutte le materie prime, il cibo, le materie prime e l'energia di cui ha necessità per il suo sviluppo. Questo la obbliga a essere un grande esportatore. Mentre gli Stati Uniti hanno una struttura economica completamente diversa. Allora voi capite, quando noi leggiamo la grande penetrazione della Cina in Africa, è ovvio dove va a cercare cibo, materie prime, dove ci sono. E dove sono? In Africa e in America Latina. Allora, la grande attenzione della Cina verso l'Africa e l'America Latina è completamente giustificata
dalla struttura e dai bisogni del paese. Ecco, allora il fatto che gli Stati Uniti sono presenti in Africa dal punto di vista strategico, eccetera, ma dal punto di vista economico sono autosufficienti nell'energia, esportano beni alimentari, materie prime, ne hanno un po' le importano, un po' le esportano, quindi hanno un interesse assolutamente marginale dal punto di vista economico. Cosa c'è dalla Cina? E allora la Cina ha bisogno di un mercato di export per equilibrare questa necessità di importazione che ha. E qui è il problema della tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, ha le radici in queste diversità, cioè l'America si ritiene meno vulnerabile della Cina per queste caratteristiche e quindi ha preso l'iniziativa di restringere il commercio con dazi e cose di questo genere. Cioè ogni paese della strategia sfrutta quelli che sono i propri elementi, elementi strategici, no? E dal punto di vista proprio di espandere la superiorità economica c'è stata un'innovazione che è partita dal punto di vista politico, cioè la cosiddetta via della seta. Via della seta che cos'è? È un chiaro messaggio di cooperazione economica più stretta, non solo del commercio, ma degli investimenti, dei progetti comuni della Cina con le zone circostanti. Dal punto di vista del messaggio, il legame con l'Europa, ma la prima attività, quella più forte, è della Cina con i suoi paesi confinanti, cioè Kazakistan e poi Pakistan e poi tutta l'Asia centrale, proprio perché questi sono i più vicini alla politica regionale della Cina stessa. E aiutate anche da un fatto che dal punto di vista, politico, la tensione tra Stati Uniti e Russia ha spinto la Russia a allentare i suoi legami con l'Europa e a accelerare i suoi legami con la Cina. Esattamente 5 anni fa, mi ricordo, un colloquio con Putin che mi diceva non venderò un metro cubo di gas alla Cina. Adesso hanno fatto dei gasdotti che sono grandi come questa stanza, proprio perché secondo me con un errore strategico si è obbligati a produrre questo grande cambiamento. D'altra parte la Cina, come discorso che vi facevo prima, ha molto bisogno del gas e del petrolio russo per i motivi che vi ho accennato, ed essendo la Russia a confine con la Cina, era un discorso che veniva immediatamente. Ecco, ma la tensione che deriverà in futuro non sarà tanto quella commerciale, io penso. Ci sarà perché ci sono politicamente in tanti stati americani la concorrenza cinese sta producendo dei problemi, come è causata politicamente anche in Italia, in un modo al di là di ogni dimensione, di ogni realismo, lo sarà ancora, ma c'è però un fatto che nessuno considera che il 40% delle esportazioni cinesi sono fatte da multinazionali che sono soprattutto americane. E allora sì, si arriva alla lotta commerciale, ma poi ci si ferma fino a un certo punto, perché se prendo il mio telefonino, ai chips coreani o un po' europei, i disegni fatti in America, la progettazione tutta americana, però il montaggio è tutto cinese, no? Da questa piccola impresa Foxconn che credo abbia 2 milioni di dipendenti più o meno. Allora, dico, di fronte a questa complessità ci sarà secondo me una guerra commerciale per arginare questo, ma non arriverà a oltre. Invece durissima sarà la concorrenza sulla tecnologia.
infatti già si è spostata la tensione tra commercio e tecnologia, e il problema del 5G di cui avete letto sui giornali della Huawei è tipico di questa nuova fase che invece durerà a lungo e sarà una fase di grande tensione, perché il 5G, la raccolta di informazioni, le nuove tecnologie in questo campo sono il futuro, e questo sta cambiando il mondo, voglio dire, i dominatori, quelli che io chiamo le nuove caravelle del mondo, sono tutti americani o cinesi, cioè Google, Apple, Alibaba, eBay, Alipay, Alibaba, eccetera, sono Tencent, e noi sono tutti americani o cinesi i nuovi dominatori del mondo. Le più grandi banche americane del mondo sono americane, ma se uno considera banca una roba che fa girare i soldi, la più grande banca del mondo si chiama Alipay ed è la banca di Alibaba, che sarebbe l'Amazon cinese, che credo abbia 600, 800 milioni di clienti. Ecco, quindi qui il tipo nuovo, no, che cambia i parametri della economia e dell'economia mondiale. Ecco. E di fronte a questo, l'Europa è occasionalmente mancata, insomma, no? Padre si riferiva prima al fatto che ho studiato in Cina, no? Fino a 3 anni fa, poi l'età esplode in quello, ho studiato un po' in Cina, un po' negli Stati Uniti, a Brown negli Stati Uniti, alla, si chiama China Europe International Business School, cioè la business school cinese europea di Shanghai, che è l'11ª business school del mondo e la prima asiatica, quindi la roba. E voglio dire, il primo anno mi chiedevano tutti i seminari sull'Europa, l'ultimo anno non mi fregava niente a nessuno, insomma, no? Cioè, capite che cosa vuol dire mancare l'occasione europea, no? Vuol dire perdere l'immagine, perdere la propria capacità di penetrazione nel mondo, insomma, no? E questo è la mancanza di unità, è quello che fare mancare il protagonismo, il ruolo europeo che sarebbe nella grande frammentazione regionale di cui vi ho detto prima, il ruolo dell'Europa sarebbe importantissimo, anche per la nostra esperienza, per la cultura, per aver fatto fare la pace a paesi che erano in guerra, per la diversità e la similitudine delle nostre radici, per tutti questi motivi sarebbe così importante, però disuniti come siamo, non contiamo, non siamo protagonisti della politica mondiale in cui avremmo il livello, perché come vi dicevo prima, siamo ancora la prima potenza industriale del mondo. Ecco il problema della grande occasione mancata della politica, della politica europea. Vi dicevo prima, ma il passaggio, parlato prima del passaggio politico dal monopolarismo al multipolarismo, no? È passato il passaggio economico. Quando avevo gli incontri annuali, no? O da Presidente del Consiglio italiano, da Presidente della Commissione europea con il Presidente cinese, era interessantissimo, perché a questi incontri qui si dà un bel librone di cose, di tutte le cose da trattare. E il Presidente cinese mi interessava una cosa sola, l'euro. E interessantissimo, perché diceva, ma è vero che metterete tutte insieme le monete? Dicevo sì. È vero che il franco e il marco non esisteranno più, sulla lira non vi chiesero nulla. Sì, è vero che avrete dei fogli di carta buoni, sì. È vero che potremo prenderla come riserva, sì. E la risposta è che non dimenticherò mai, benissimo. Allora, nelle nostre riserve, noi avremo tanto.
quanti dollari, quanti euro. Perché se accanto al dollaro ci sarà l'euro, ci sarà posto anche per la nostra moneta, cioè visione politica. E quando sento dire che l'euro è l'euro dei banchieri, ma dico, ma la gente non capisce cos'è il mondo. L'euro è uno dei due pilastri, la moneta è uno dei due pilastri dello Stato, l'esercito e la moneta sono i fondamenti dello Stato moderno. Westfalia, la grande Westfalia, è nato su queste due cose qui. E noi abbiamo cominciato davvero ad acquistare, stavano salendo poi la crisi e le nostre tensioni sull'euro, nel caso greco, problemi d'Italia, problemi di questo, hanno fatto sì che si siano fermati. Negli ultimi mesi c'è qualcosa di nuovo, no? C'è la certezza americana, le tensioni che provocano, hanno fatto cominciare una piccola diminuzione di riserve in dollari, sono aumentate fortissimo, mentre le riserve in oro, quando aumentano le riserve in oro vuol dire che le banche centrali non sanno che pesci prendere, no? Non si mettono lì con l'oro, l'oro è il grande rifugio dell'incertezza. E negli ultimi mesi ci sono anche un po' aumentate le riserve in euro, cioè l'idea che ci sia in queste tensioni così imprevedibili un ruolo, forse, sta ritornando ad essere un problema che interessa la politica mondiale. Ecco, poi con questo termino, perché ho ceduto i tempi che mi sono stati dati in precedenza, guardate che noi siamo di fronte a delle occasioni enormi, no? Cioè se avessimo con la nuova Commissione una maggiore coesione di quella che abbiamo avuto in passato, noi potremmo davvero ritornare ad avere il ruolo che il Presidente cinese attribuiva possibile all'Europa. E siamo lì perché la nuova Commissione, che è formata da persone di cui io stima, però è incartata, come si dice in termini popolari, è un commissario impacciato, c'è una tensione fra Parlamento e Commissione. Questo è abbastanza comprensibile, perché sempre quando nasce una nuova struttura politica fra le diverse istituzioni avvengono le tensioni, no? È stato così in Gran Bretagna, fra il Parlamento, eccetera, e il re e così via, quindi non dobbiamo stupirci, però stanno i nazionalismi e gli interessi nazionali, che vengono anche nazionalismi, stanno troppo emergendo nella politica europea. Voglio dire che gli organi che rappresentano l'Europa e non i singoli paesi sono il Parlamento e la Commissione. Oggi il potere è sempre passato di più al Consiglio, che non rappresenta l'organo sovranazionale, ma i singoli paesi che compongono l'Unione Europea. Come nella giungla, gli animali più grossi, no, gli animali più forti, hanno più peso. No? Allora abbiamo continuamente questo oscillare di politica nell'ambito dell'Europa, mentre sarebbe proprio il grande momento in cui noi avremmo bisogno di unità e il mondo avrebbe bisogno di Europa. Questa è la contraddizione in cui ci troviamo. Beh, io ho fatto un quadro così, un po' affrettato, ma l'essenza è che è nato un nuovo protagonista nel mondo, che è appunto la Cina. Anzi, ho sbagliato, è rinato un grande protagonista, perché noi dimentichiamo che la Cina è sempre stata uno dei grandi paesi del mondo. Siccome il mondo è così separato, la nostra storia ha, prima di Marco Polo, di Matteo Ricci e di Ripa, ha avuto pochi contatti con questo mondo, ma c'è sempre stato. Gli storici economici ci dicono che nel Rinascimento i punti più elevati di
reddito pro capite la Toscana e la Cina. Ecco, poi naturalmente la divisione fra Toscana e Cina è un po' diversa, ma insomma per dire che, non, che la Cina non è nuova alla guerra nuova. Sono state solo le guerre dell'Oppo, le divisioni interne della Cina negli ultimi secoli a mezzo di mediazioni che hanno cambiato la, la politica cinese. E oggi non è che la Cina nasca, la Cina rinasce. E questo dobbiamo tenere in mente perché è la, la, il vero, uno dei, il vero fatto nuovo, no, della politica, politica contemporanea. E io mi auguro che gli equilibri possibili che ho indicato stasera possono verificarsi e che quindi questa possa essere una cooperazione molto forte. Ultimo problema, scusatemi, una coda, siamo a Napoli, che siamo nel Mediterraneo. Attenzione che il ruolo nostro dovrebbe essere infinitamente superiore a quello che è. Abbiamo perso mille occasioni, abbiamo sbagliato la politica. E tutt'oggi, dunque, la Via della Seta, che è indicata soprattutto nel suo aspetto leggendario di ferrovia, no? Perché è importantissima la ferrovia, in Germania, in Polonia, il treno ci mette 11-12 giorni invece dei 40 della nave, però il 95%, il 96% di traffico rimane sempre per i porti. Quindi noi abbiamo 4 giorni e mezzo di navigazione in meno da Rotterdam alla Cina, eppure i porti del nord Europa rimangono dominanti. Ecco allora il discorso mio semplice, guardate lo sviluppo di questo giorno, se non cominciamo ad avere uno sguardo verso l'est e verso chi sta intorno è difficile che ci sia. E di fronte abbiamo paesi africani e dovremmo fare 2 ore di analisi sulla necessità che abbiamo di avere una politica europea nei confronti dell'Africa, da subito arriva l'est e quindi la Cina. Ecco, se noi vogliamo che non si ripeta in futuro per sempre l'analisi tristissima del rapporto Swigert di 2 giorni fa, è chiaro che dobbiamo prendere atto anche di queste cose e cambiare la nostra politica nei confronti dell'est e il ruolo che l'Italia doverosamente dovrebbe ricoprire. Per gli uffici della missione cinese qui a Russo avevo 580 imprenditori con me e facendo, fu un grande successo, lo facendo concludere affari per circa 10-12 miliardi di euro. Partecipai dopo come ministro, come insieme al presidente francese Chirac, la missione europea, e 11 o 12 imprese fecero il doppio di questi affari. Cioè, attenzione, che il paese deve avere una politica unitaria, una politica forte, perché altrimenti difficilmente possiamo avere rapporti paritari. Cioè, la Cina è un paese in cui il partito, il governo, la struttura centrale unitaria conta molto. Di fronte a questo ci vuole una unità di azione molto, molto forte. Queste sono le riflessioni su cui cerco ancora di meditare, spero di saperne un po' di più nei prossimi anni. Grazie.